vediamo che quelle rosse sono le persone ammalate. Se noi aumentiamo la copertura al 95%, che sarebbe il target che vorremmo raggiungere per il morbillo, per parlare della cosiddetta immunità di gregge, se poi vediamo quante persone si ammalerebbero se ci fosse la malattia, abbiamo una piccola percentuale di persone ammalate. Questa è solo una delle installazioni interattive per spiegare come la copertura vaccinale sia in grado di arginare la diffusione di una malattia o di un virus. Parte da qui il viaggio nell'universo dei vaccini per la prima volta raccontati in una mostra, un'esposizione ideata dall'Istituto Superiore di Sanità che per la sua prima tappa fuori Roma ha scelto Padova e il Museo della Medicina. Un viaggio nell'universo delle vaccinazioni su come abbia sempre animato il dibattito pubblico nei tempi e per far chiarezza sulle fake news. Nella mostra cerchiamo di sfatare la maggior parte dei falsi miti relativi alla presenza di sostanze tossiche nei vaccini o alla necessità non reale di effettuare esami prevaccinali prima di poter inoculare dei vaccini. Ne abbiamo elencate tante e molte di quelle più comuni sono palesemente false e facilmente anche screditabili. La mostra arriva a Padova grazie al sostegno della Regione Veneto, tra le regioni italiane con la più alta copertura vaccinale. Abbiamo fatto delle coperture che riguardano un'ampia fascia di popolazione, dai nati a partire dai 2 anni fino ai 16 anni, e abbiamo visto che per quanto riguarda l'esavalente abbiamo una copertura superiore al 95%, e lo stesso per quanto riguarda il morbillo. Anche le coperture dei bambini piccoli, quindi le coperture a 24 mesi, sono in crescita, stanno continuando con questo trend appunto verso il 95%, abbiamo il 93,9% per quanto riguarda l'esavalente, 92,7 per quanto riguarda il morbillo. Il MUSM si colloca sempre, come dicevo, dalla parte della scienza, quindi quando l'Istituto Superiore della Sanità, tramite la Regione Veneto, ha espresso il desiderio di presentare in Veneto questa mostra, l'abbiamo accolto molto positivamente, proprio perché siamo dalla parte della scienza.